Ciao a tutti, vi voglio raccontare una cosa che ho visto in televisione in questi giorni, al telegiornale, abbastanza scandalosa secondo me. Praticamente per farvi capire il senso del dovere giapponese, quando si esagera. È una cosa che io ritengo inumana e davvero bisognerebbe prendere dei provvedimenti seri contro tutto quello, contro tutto questo tipo di cose. Una signora di una certa età, insomma, era andata dal medico e il medico le ha detto, siccome sta, come vedete, il tempo in questi giorni non è proprio dei migliori, il medico le ha detto: signora, mi raccomando, è importantissimo che lei non prenda acqua in testa, cioè per non raffreddarsi, utilizzi sempre l'ombrello e faccia molta attenzione, perché chiaramente se questa signora, so, un po' d'acqua sui capelli, un po' di freddo, prende l'influenza, e poi è un problema. Il medico le ha imposto, le ha detto: signora, questo è un obbligo, un dovere. Questa signora ovviamente ha obbedito a questo medico, obbedito fin troppo, perché praticamente c'è stato un mezzo tifone che è venuto per diversi giorni, ovviamente gli ombrelli si rompevano parecchio, no? Cioè, sapete, uno esce, fum, l'ombrello si rompe. Cosa ha fatto questa signora? C'era un negozio di ombrelli vicino dove abita lei. È andata a comprare un ombrello, pioveva, è uscita dopo pochi minuti, tifone, il vento, boom, ha rotto l'ombrello. La signora, hanno fatto vedere anche interviste, eccetera, in televisione, è tornata all'interno del negozio e ha detto: buongiorno, si è rotto l'ombrello, ne voglio un altro. Vabbè, gliel'hanno venduto, la signora esce, boom, dopo pochi minuti l'ombrello si rompe nuovamente. La signora è ritornata nel negozio, ha comprato un altro ombrello. Fatto sta che questo obbligo della signora nei confronti del medico ha praticamente ha fatto sì che la signora tornasse in questo negozio per oltre 300 volte nel corso di 2 giorni per comprare oltre 300 ombrelli, e i commessi del negozio, non c'era ovviamente il direttore, perché sennò mi auguro avrebbe fatto qualcosa, i commessi del negozio cosa hanno fatto? Avendo un obbligo fedele alle regole del negozio, cioè cercare di massimizzare i profitti, non è che hanno chiesto: signora, cosa succede? Guardi che magari potrebbe mettere una giacca a vento, qualcosa. Non hanno fatto niente, fino a che un passante di questa città, non era a Tokyo però, si è accorto della situazione, ha chiamato la polizia è arrivata, hanno interrogato se la signora, che i commercianti che si stavano approfittando probabilmente di questa signora, e non è successo niente, non era niente di illegale ovviamente, perché uno può vendere 300 ombrelli in 2 giorni, considerate media di 15 euro ombrello, perché era un negozio abbastanza, non era un combini, considerate che questa signora ha speso 4.500 euro più o meno nel corso di 2 giorni. Solo di ombrelli, 4.500 euro. Questo è proprio per farvi capire l'attaccamento agli obblighi che hanno qua in Giappone. La signora, quando è arrivata la polizia, si trovava all'interno del negozio che aveva finito l'importo residuo della carta di credito, non aveva più niente, cioè aveva in banca, aveva qualcosa, ma capite bene che era una cifra già notevole quella spesa. Si rifiutava di uscire senza ombrello perché aveva finito tutti i soldi. La polizia, per farla uscire, ha dovuto telefonare al medico. Il medico è arrivato e ha dovuto mettere per iscritto la signora che poteva comunque, in ogni caso, uscire anche con una giacca a vento, perché all'inizio aveva scritto il medico l'ombrello, ovviamente anche per proteggere meglio. Poteva uscire con una giacca a vento, andare a casa, riposarsi e poi chiaramente uscire quando ci sarebbe stato più del tempo, ma fino a quel momento la signora non voleva uscire dal negozio perché aveva questo attaccamento al dovere davvero oltre il limite umano, diciamo, oltre il limite umano. Quindi questo è qualcosa che secondo me non va bene del Giappone. Ecco, tutto qua. Vi volevo raccontare questa storia perché a me mi è sembrata un po' triste, cioè 4.500 euro di ombrelli in 2 giorni a una signora che evidentemente, insomma, capite anche voi che non è un granché. Qua intanto vi faccio vedere, siamo a Ginza, siamo sempre perché
sono da solo ma parlo a voi che mi guardate, laggiù sono i building. Io Ginza ormai la straconosco. Aspetta, perché devo andare adesso? Lì c'è Marui Oyoi. Ecco, quello è uno dei posti in cui quando dovete fare bisognini piccoli, bisognini grossi, insomma, avete capito? Ecco, in quei posti lì, lì al Marui potete andare, che hanno i bagni veramente molto 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 ben puliti, in qualsiasi caso. Adesso sta piovendo molto, però guardate Mikimoto, vi faccio vedere. Ero stato alla lounge di Mikimoto. Ah, scusate, vi dico una cosa prima di continuare. Ovviamente la storia della signora dell'ombrello era finta, non è vera, me la sono inventata io. Non vorrei che poi magari nei commenti adesso avete già scritto: ma povera signora. Che poi a me mi arrivano, appena mi inserite un commento, a me arriva l'email col commento, quindi anche se l'ho cancellato io lo leggo lo stesso. Quindi voglio vedere quanti hanno scritto prima di vedere la fine di tutto il video. Voi guardate sempre tutto il video prima di commentare. È un piccolo consiglio che vi do. Poi ovviamente fate come volete. Cioè questa bambina c'ha veramente due tacchi assurdi. C'è due zeppe. Guardate che bello, Mikimoto. Mikimoto 2, la vendetta lo chiamo io. 2 la vendetta. Perché c'è il palazzo originale di Mikimoto qua dietro. Ah, e vi farò notare che non c'è più il palazzo di Cartier perché lo stanno ricostruendo. Sta piovendo molto, però io non ho l'ombrello. Cosa devo fare? Vediamo i capelli come sono. Sì, i capelli da Ginza. Bene. Io avevo mangiato il Pearl di Mikimoto al third floor. Cioè, 1, 2, 3, là. Ero là. Vedete? In quel pezzo di groviera. È bello sto edificio, dai. Non c'è niente da fare. Insomma, me la sono inventata questa cosa della signora. Figuratevi se uno entra 300 volte nel negozio e se gli vendo l'ombrello 300 volte. E vabbè. Ah, poi vi racconto un'altra cosa che ho visto in televisione. Adesso non mi crederete più. No, io però... Perché queste cose qua sono quelle cose che poi mettono in giro delle voci. Ah, come Cartier? Ah, l'ha spostato qua momentaneamente. Eh sì, perché praticamente lì c'era il palazzo di Cartier. Ah, vi faccio vedere una chicca. Vi faccio vedere una chicca. Guardate che roba. Guardate. In Giappone, quando fa... Allora, in Italia... The Beers. No, prima The Beers, dopo la chicca. Questo vabbè, l'avete già visto, se mi seguite da un po' l'avete già visto sicuro. The Beers, quanto è bello The Beers. C'è un diamante per sempre The Beers, ma anche un edificio. È spettacolare. Allora vi faccio vedere una piccola chicca. In Italia quando fanno i lavori in corso... Un casino. In Giappone hanno degli obblighi e anche delle... Oltre che obblighi, anche delle così, come si può dire, decidono loro, insomma, per rispetto, di tenere bassi i decibel mentre lavorano. Vedete, lì c'è un rilevatore di suono e qua ci sono i decibel. Adesso non urlo, però avete capito? E fa vedere i decibel. E non sto, questo non è uno scherzo. Cioè praticamente invece di fare come in Italia, qui ci sono questi rilevatori, se accendono più di 4 trapani, 3 trapani, 10 trapani, un limite insomma, sentite che non si sentono i lavori dentro. E vi assicuro che stanno lavorando, adesso non si riesce a vedere nel video, però vi assicuro che sono dentro che lavorano. Forse se stoppate si vede anche nelle fessure. Cosa succede? Che se superano una certa soglia... Capo cantiere dice: no, fermi tutti, stiamo facendo troppo casino. E non è come la signora di prima, questa cosa è vera. Io se dico una cosa è vera, dopo non è che vi dico che è falsa. Cioè, lo posso dire in 5-2 minuti, ma dopo non faccio gli scherzi che durano anni. E insomma, arriva il capo cantiere e dice: spegnete che stiamo facendo troppo casino. Invece in Italia, dai, ancora un po'.
dai, lavora. E questa inquadratura qua non la vedrete per penso diversi anni, perché praticamente qua prima c'era Cartier. Era anche carino il palazzo di Cartier, tutto sommato. E a quanto ho capito dovrebbero rifare qua il palazzo di Cartier. Però vedete De Beers che si specchia all'interno di Chanel. Palazzo di Chanel molto bello, soprattutto la sera, perché intanto Bulgari. Palazzo di Chanel che la sera qua si illumina tutto, scendono tipo dei quadrati, perché sono dei pannelli tipo LED questi. E è molto bello, ci sono dei vari tipo scritte, cose, pubblicità, però è bianco e nero, non è colori. Ginza con la pioggia a quest'ora fa schifo. Anzi, sapete che quasi quasi io potrei anche tornarmene indietro a Juraccio. Quasi quasi. Magari faccio un altro giretto, però adesso vi darò la conclusione di questo video. Vi ho fatto vedere, vi ho parlato quindi della signora, che ovviamente non è vero, degli ombrelli, dei decibel, è vero, ve l'ho fatto già vedere in passato. E quindi tutte queste cose qua sono delle piccole cose che secondo me rendono il Giappone un posto speciale, perché io in Italia c'è sempre questo problema dei lavori in corso, del casino qua e là. Lavoro in corso, tra l'altro, che mi ricordo durante un Giappo Tour, è stato Giappo Tour 10, chi c'è stato lo può confermare, comunque alcuni che ci hanno fatto caso, no, non tutti, perché adesso capite il motivo. Praticamente hanno iniziato a fare dei lavori davanti all'hotel la mattina, scusate, la sera, tipo alle 11. Hanno distrutto la strada, distrutto, cioè doveva mettere dei tubi. Non quelli di Giappo Tour, non i partecipanti di Giappo Tour, ma proprio il, come dire, il comune, quello che è la società di le società varie, insomma. Hanno distrutto la strada davanti all'hotel. In hotel non si sentiva niente nelle stanze, nonostante fuori stessero facendo chissà che cosa, perché avevano tutto al calibrato proprio. Non si sentiva niente. Insomma, c'è stata gente di Giappo Tour che sono andati la sera, sono usciti dall'hotel abbastanza tardi, sono ritornati alle 2 di notte, che è anche presto tornare alle 2, comunque sono tornati alle 2 e c'era la strada devastata, avevamo fatto anche la foto, la mattina alle 9, ma anche prima era successo, ma la mattina alle 9 già era tutto asfaltato, perfetto, perfetto. E queste secondo me sono le cose belle del Giappone. Lavorano di notte, ti smontano una strada e la mattina te la ritrovi perfetta. Questo per me è civiltà, è efficienza e tutto quello che volete. Apple Store, Ginza. Io direi che per questo video è tutto. Venite a visitare il mio sito, Ginza. www.marcotagni.it e al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao.